L'obesità infantile va gestita, bisogna educare, educare soprattutto le famiglie che nel nostro tempo sono fatte anche di nonni. Il 17% dei bambini toscani è in sovrappeso, il 5,7% è obeso, l'1,3% è gravemente obeso. Questo è quanto emerso da un'indagine realizzata per la Toscana da Occhio alla Salute 2023. Confrontando i dati con quelli delle precedenti rilevazioni, l'obesità è stazionaria, mentre il sovrappeso è diminuito nel corso degli anni. Il campione preso in esame è di 1.700 bambini delle scuole primarie tra gli 8 e i 9 anni. Tanti sono fattori: salto del pasto, eccesso di carboidrati, scarsità di attività fisica durante la giornata. La colazione è il pasto più scartato per fretta nel periodo scolastico, perché d'estate invece si dorme un pochino di più e quindi, siccome mi alzo più tardi, non faccio colazione. E allora quello che non è colazione viene praticamente sostituito da grandi merende a metà mattina, fatte di eccesso di carboidrati, che sono la pizza, la schiacciata, certi dolci, in questa stagione il gelato per esempio, che portano a non avere fame poi durante il pranzo. Quindi, se non si mangia in modo equilibrato a pranzo, ecco che scatta di nuovo una gran merenda pomeridiana, e la merenda è fatta di nuovo di carboidrati, per poi arrivare a cena e avere poca fame. Quindi viene a mancare tutta la parte proteica e quello stimolo eventuale legato alla fame di mangiare un po' più di frutta e di verdura. C'è una maggior consapevolezza della necessità dell'attività sportiva, però ancora non tanto, tanto che appunto è il telefonino o il computer a farla un pochino più da padrone. Bisognerebbe far fare ai bambini almeno un'ora di attività fisica al giorno, strutturata o non strutturata, quindi basta anche scorrazzare fuori o andare in bicicletta o nuotare al mare in questa stagione.